Marotta si appresta a vivere giornate di festa con numerose manifestazioni che sono state presentate in conferenza stampa alla Molo Arena. Fra tutte, la festa della tratta che torna dopo 2 anni di stop forzato, grazie ai volontari dell'associazione Malarupta che hanno annunciato con gioia il ritorno della festa estiva che ogni anno accoglie tantissimi cittadini e turisti in riva al mare per gustarsi una serata in compagnia con i migliori piatti della tradizione culinaria locale e per rivivere una rievocazione storica, quella della pesca con la tratta. L'edizione 2022, la numero 12, si terrà sabato 23 e domenica 24 luglio. Come assessore alle tradizioni locali, mi fa piacere poter dire che torna la festa della tratta in questo weekend, 23 e 24 luglio, al Molo Arena, sul lungomare di Marotta, con tutte le tradizioni della nostra cittadina. Innanzitutto, il 23-24 si svolgerà la sagra, la festa dedicata ai pescatori, dedicata ai turisti che potranno venire nel nostro paese per assaporare le nostre specialità culinarie, il nostro pesce, ma soprattutto anche per godere della nostra convivialità e del nostro mare. Contemporaneamente si svolgerà anche la rievocazione storica della tratta che i pescatori di Marotta svolgeranno il pomeriggio di sabato 23 qui vicino al molo, ma soprattutto la tratta all'alba di domenica mattina alle 5 e mezza, che rievoca delle suggestioni, dei momenti, dei colori che penso che valga la pena in assoluto vivere, perlomeno per una volta, anche per i turisti che non hanno mai visto quello che cosa vuol dire la pesca con la tratta. La rievocazione si svolgerà anche nei successivi weekend, del 30 al 31 luglio e del 7 di agosto, sempre a Marotta, in location differenti, perché abbiamo voluto far vivere, insomma, queste esperienze anche in altri luoghi del nostro lungomare. Quest'anno sarà la 12ª edizione, dopo 2 anni di stop, abbiamo definita l'edizione della rinascita, per tornare a condividere un momento insieme, una piacevole serata in riva al mare, gustando le specialità di pesce preparate dai nostri pescatori e riproponendo la rievocazione storica della festa della tratta. L'appuntamento quest'anno è per sabato 23 luglio, a partire dalle ore 19 e domenica 24 luglio con gli stessi orari. La rievocazione storica della tratta si terrà in 3 weekend successivi, quindi nei giorni della festa della tratta. Sabato sera con la tratta al tramonto alle 19:30 e domenica mattina alle 5:30 con la tratta all'alba. L'appuntamento successivo sarà sabato 30 luglio, sempre con la tratta al tramonto, e domenica 31 luglio con la tratta all'alba. Questa sarà anche l'occasione per ammirare il villaggio dei pescatori, quindi vedere come vivevano i nostri nonni, i nostri padri. E l'ultimo appuntamento con la rievocazione storica della tratta sarà poi domenica 7 agosto nella zona delle vele, nella spiaggia quindi sud, quindi sarà un appuntamento che vuole abbracciare tutto il litorale, partendo dalla Molo Arena, si va a nord e poi a sud per proporre questo evento a tutti i marottesi, i mondolfesi e a tutti i turisti che vorranno venirci a trovare. Nelle serate del 23 e 24 luglio saranno aperti qua alla Molo Arena gli stand gastronomici con specialità di pesce cucinati alla maniera marottese. E ci sarà anche la possibilità per chi non vuole mangiare il pesce, ovviamente sempre di mangiare la piadina. Quest'anno un'importante novità sarà il servizio al tavolo, perché 2 anni di emergenza sanitaria ci hanno, diciamo, un po' obbligato a rimodulare anche le feste, e quindi chi vorrà venirci a trovare non dovrà fare altro che sedersi e godersi una serata sotto un cielo di stelle in riva al mare.